E salve popolo di YouTube. Signori, ci ho messo un pochino di tempo a far uscire questo video perché è il videoblog che annuncia la fine di questa stagione del canale, molto più lunga della vecchia. La vecchia è stata la prima ed è iniziata dopo gennaio 2017, perciò con l'arrivo dell'estate è durata veramente poco, ma fu molto molto intensa e questa lo è stata mille volte di più. Malgrado ciò, purtroppo non sono riuscito a realizzare diversi progetti che mi ero prefissato perché avevo leggermente sopravvalutato le mie potenzialità e soprattutto avevo sottovalutato gli spazi di tempo che avrei avuto a disposizione per dedicarmi a YouTube. Ci eravamo lasciati col vlog di settembre, non il vlog quello lì riguardante la mia operazione che per fortuna è andato bene, no, 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 parlo di quello di settembre 2017, nel quale mi proponevo di realizzare alcune cose che ho elencato in questa scaletta. Volevo realizzare delle riflessioni su quello che era accaduto la precedente estate, quella del 2017, su Clash Royale, la Crown Championship, la sfida Gran Cavaliere e tante altre cose, e ce l'abbiamo fatta. La prova fan deck è in continua evoluzione, sono contentissimo che continuiate a mandarmi i deck da provare, ma purtroppo ho altri progetti sul canale. In questo periodo la prova fan deck dovrà aspettare, magari cercherò di pubblicarla a settembre, ma giusto una puntata al mese, no, non penso di potervi promettere di più, assolutamente, purtroppo, e mi dispiace perché abbiamo almeno altre 9 prova fan deck da portare, se non addirittura di più. Il cuore delle capsule. Il cuore delle capsule è una serie che, malgrado la stiamo guardando io e penso altre 4 persone, si fa per ridere alla fine, so che magari c'è qualcuno in più in una puntata, qualcuno di meno. È una serie alla quale tengo molto, anche se sono un insieme di video che ho portato in maniera molto molto rilassata, quando mi andava, senza impegno, senza nessun tipo di appunto, senza nulla. Tutto quello che mi passava per la mente lo dicevo in maniera ovviamente rispettosa e quanto più spontanea possibile, che riguarda la mia nostalgica passione per il gioco della PlayStation 2, Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Colosseo o Coliseum, ogni volta sbaglio il nome, e volevo finirlo prima che finisse la stagione, ma purtroppo Pollo Grigio, ragazzi, la serie di Pollo Grigio su Clash Royale che mi sta piacendo un sacco perché non è ancora conclusa, mi ha tolto veramente un sacco di tempo e sinceramente fra una serie come quella di Yu-Gi-Oh! Nella quale alla fine mi rilasso e ripercorro con nostalgia le mie passioni del passato, rispetto a una serie che può avere una validità a livello qualitativo maggiore come quella di Pollo Grigio, perché si propone di raggiungere obiettivi che ho già spiegato nella sua serie, andateveli a vedere se vi interessano, preferisco dedicarmi a Pollo Grigio con maggiore intensità. Perciò non sono riuscito a concluderlo in questa stagione, ma state tranquilli perché alla fine mancano 5-6 puntate al massimo ed è terminato il cuore delle capsule. Porterò molti altri format come il cuore delle capsule di tutt'altri videogiochi, anche se qual è la serie alla quale mi sto dedicando principalmente, quella che un tempo a settembre chiamai il cuore del Keyblade in onore dell'arma principale di questo videogioco. Un'opera che per realizzarla ho dovuto prendere appunti per mesi, quasi 9 per la precisione. Per registrarla interamente ci ho messo un po' più di un mese e adesso sto nella fase di editing, una fase che durerà queste 2 settimane di luglio con questo caldo, ragazzi, che veramente non se ne può più, credetemi, veramente non se ne può più. Devo andare a mare, assolutamente, devo stare perennemente a mare, devo andare in vacanza e riposarmi. E poi continuerò a editare la parte che mancherà a settembre, per poi far uscire questa fantomatica serie o a fine settembre o a inizio ottobre. Ed è la serie alla quale mi sono dedicato, come avrete capito, con maggiore impegno. Ho dovuto fare più ricerche in assoluto di qualunque altra serie abbia mai pensato di realizzare. E una volta conclusa e pubblicata tutta questa serie, ci sarà un periodo di pausa, durante il quale continuerò a dedicarmi a Pollo Grigio se non l'avrò ancora finito, perché nel periodo in cui pubblicherò le puntate di questa serie, che chiamerò Il Cuore dei Cuori, non Il Cuore del Keyblade, comunque cercherò di buttare in mezzo anche Pollo Grigio, una puntata almeno una volta alla settimana o una volta ogni 2 settimane. Successivamente, vi stavo dicendo, riprenderò a fare format simili al Cuore delle Capsule, però con giochi molto diversi, ma sempre della Play 2 o addirittura della Play 1, quindi ce ne vedremo veramente delle belle. Passiamo invece ai tre format che avevo deciso di portare, le 3 serie che non trattano di videogiochi, che alcuni di voi potrebbero aver pensato che io abbia cestinato definitivamente, ma non è assolutamente così. Le 3 serie sono Il Cuore della Spada, Il Cuore del Rispetto e Il Cuore dell'Innocenza.
Per il cuore della spada, diciamo che mi serviva una GoPro e adesso ce l'abbiamo perché è quella che sto usando per riprendere il vlog. Però per poter realizzare il contenuto che volevo portarvi, devo fare una maggiore chiarezza a livello proprio pratico nel settore all'interno del quale io dovrei usare questa GoPro, d'accordo? Quindi non è semplice. Non so se sarà una serie per divertirci un po' a cazzeggio, diciamo così, senza un fine filosofico, un fine ideale. Oppure sarà appunto una vera e propria condivisione di una disciplina o qualcosa del genere, perché stavo pensando magari di cominciare a fare uno sport da settembre, anche se ne dubito altamente che avrò il tempo. Mi riesco a dedicare solo alla palestra, non riesco a trovare il tempo per altro purtroppo, nel quale poi magari potrei riuscire a usare la GoPro. È da vedere. Il cuore della spada, ragazzi, lo potete considerare la serie più accantonata di tutte, anche se non verrà mai definitivamente cestinata, prima o poi la porterò, ma non so quando. Per quanto riguarda invece il cuore dell'innocenza, che doveva essere e sarà sicuramente un giorno la serie che riguarda un po' il mio rapporto col bullismo che ho subito e che per un bel periodo della mia vita mi ha logorato, è una cosa che voglio fare nella maniera più attenta e studiata possibile e non posso avere altri grossi progetti contemporaneamente quando la realizzeremo. Perciò non so se la realizzeremo a partire da settembre per la prossima stagione o magari una delle stagioni successive, quindi tra più di un anno. Se la realizzerò sarà in uno di quei periodi un po' più rilassati durante i quali porterò un format simile al cuore delle capsule con altri videogiochi della Play 2, come vi ho detto. E lo voglio fare perché non c'è persona più adatta a parlare di questo argomento di una persona che lo ha vissuto fino in fondo e si propone di essere una serie che aiuti le altre persone che ne sono vittime o addirittura perpetrano questo tipo di comportamento. Infine abbiamo il cuore del rispetto. Il cuore del rispetto, ragazzi, voglio cominciare ad accennarvelo. Già ne parlammo, ma dissi giusto due parole. È la serie forse più complicata di tutte tra quelle che non hanno a che fare con i videogiochi e riguarda l'alimentazione vegetariana. L'alimentazione vegetariana è qualcosa che mi ha aiutato molto durante quasi 2 anni della mia vita, questi ultimi 2 anni. Mi ha fatto sentire molto meglio con me stesso, ma di parecchio, proprio di parecchio, ed è una parte di me ormai. Tuttavia, non sono un medico, non sono un nutrizionista, non ho nessun titolo se non la mia esperienza personale. E ne parleremo più attentamente un giorno, ma io addirittura vorrei avere come ospiti delle persone qualificate per parlare dell'argomento, perché sinceramente non mi va di prendere nozioni da internet perché possono essere imperfette, anzi è molto probabile che lo siano. E addirittura chissà, magari lo porterò tra un sacco di tempo quando io avrò approfondito personalmente, magari proprio con un corso di studi a parte, questo ambito così interessante, così sottovalutato dalle persone che è la nutrizione, tanto importante quanto utile. Credetemi. E ovviamente approfondiremo la questione anche dal punto di vista morale e ideologico. Scusate se non ve l'ho detto nel video, ragazzi, ma purtroppo nel mio subconscio permane ancora la paura della discriminazione nei confronti dei vegetariani, un dramma tutt'altro che trascurabile, poiché la discriminazione è uno degli atti più brutti e al limite dell'imperdonabile che un essere umano possa compiere. Tra l'altro io quest'anno, unendo questo tipo di alimentazione, ovviamente che mi è stata data da un nutrizionista plurilaureato, e facendo palestra con un trainer che segue solo me, è un personal trainer per l'appunto, non è un trainer che gira per la palestra, sono riuscito a raggiungere una forma che non ho mai avuto in tutta la mia vita. Perciò quest'anno ho realizzato dei traguardi importanti non solo su YouTube ma anche fuori. Perciò avrete capito che queste ultime 3 serie sono un po' vaganti e non si sa bene quando usciranno o come usciranno, ma vi assicuro che lo faranno. Io prometto che lo faranno, ma non so quando, purtroppo. Anche perché per qualunque cosa io vi possa anche solo lontanamente promettere, io a settembre devo cominciare a preparare la tesi di laurea perché mancano 3 esami e io poi dovrò andare a discutere la tesi per laurearmi. Quindi poi, dopo una volta laureato, se tutto va bene, dovrò cominciare a occuparmi veramente di inserirmi nel mondo del lavoro, legato ovviamente a quello che ho studiato, quindi la mia vita potrebbe cambiare radicalmente da un momento all'altro, perciò fare progetti troppo a lungo termine, a proposito di serie così complicate, è meglio non farli. Quindi ricapitoliamo, le ultime 3 serie si sa che usciranno su questo canale, ma non si sa quando. Pollo Grigio, la serie di Clash Royale in cui ripartiamo da 0 trofei, continuerà a occupare un posto secondario rispetto alla serie Il Cuore dei Cuori, quella in cui parliamo del gioco noto a tutti come Kingdom Hearts, come nessuno ha mai fatto prima d'ora. E cercherò anche di concludere Il Cuore delle Capsule, magari, chissà, potrei far uscire qualche episodio del Cuore delle Capsule a settembre, proprio prima che cominci a uscire Il Cuore dei Cuori, magari per guadagnare un po' di tempo nel frangente durante il quale finirò di editare tutti i video della serie. Chi lo sa, ragazzi? Questo vlog non è stato precisissimo per quanto riguarda
gli obiettivi che ci poniamo di raggiungere sul canale, ma aveva più che altro lo scopo di farvi capire che io sto continuando a seguire questi progetti, non li ho abbandonati. Il cuore dei cuori, che è in particolare la serie, il centro di questo vlog, sta per uscire, dobbiamo avere un po' di pazienza, ma ci siamo ormai e non vedo l'ora di sapere cosa ne penserete, se vi piacerà, perché sarà un format completamente diverso rispetto a quello che ho trattato finora su Royal. Se vi può interessare, vi lascio un video in descrizione che si chiama Un racconto di falchi, draghi e guerre. È una sorta di racconto della nascita del clan su Royal che ha preso il nome del mio profilo, ovvero Falconero, Falchineri, il clan. Molto romanzata, in stile molto epico, così che possiate avere una vaga idea di come io mi porrò nella serie su Kingdom Hearts. Ma in Kingdom Hearts ci sarà anche il gameplay, quindi sarà molto molto in stile, diciamolo in coro, Sabaku, anche se naturalmente mettendoci del mio potrebbe anche venire qualcosa di completamente diverso. Sarà a voi giudicare, non vedo l'ora di vederci a settembre ragazzi, fate buone vacanze e non dimenticate mai, sic parvis magna.